tutti, oggi vi presento i prodotti di Lidl che troviamo in offerta prima di Natale. Ho comprato alcune cosette e vorrei condividere con voi cosa ho trovato, come mi sono trovata e come le trovo. Chi mi segue da più tempo sa che a volte faccio la spesa a Lidl, che controllo la qualità, la provenienza e mi sto trovando abbastanza bene, tantissimi prodotti sono veramente da consigliare. E cosa volevo dirvi? Chi vuole può seguirmi ancora su Facebook, vi lascerò link sotto, o anche su Instagram. Oggi ho fatto un trucco un po' più forte perché ho fatto un tutorial, se volete vederlo di sicuro vi troverete bene per Capodanno o qualche festa che tra poco ci saranno. La prima cosa che ho comprato su a Lidl è la macchinetta per bambini, perché adesso cerchiamo regali per i nostri bambini. Si sta avvicinando la Santa Lucia, a Natale vogliamo fargli i regalini, magari abbiamo nipotini o i cuginetti piccolini e non vogliamo spendere le cifre esorbitanti, però vogliamo comprare qualcosa di qualità. Io ho preso due o tre cosette a Lidl questa settimana. Una è autopompa antincendio, che è questa, poi c'è un'altra parte che è quasi uguale a quella dietro. Come vedete suona e illumina. Il mio qua si apre, si toglie, anche altro pezzo ha una corda che si tira dietro. Qua si attaccano con magnetico davanti e dietro e sono compatibili con quelli di IKEA. Se avete questi set che sono molto, si assomigliano tantissimo di IKEA o anche quella pista di legno, questi sono uguali di larghezza, sono fatti abbastanza bene, sono fatti non in Cina, cioè io penso che sono fatti in Cina, solo che assemblati magari in Germania, è un prodotto tedesco, 3 anni di garanzia addirittura danno, secondo me vale la pena. Questo costava 9,90 con l'altra parte che adesso non ho da farvi vedere perché mio figlio dorme con quel pezzo lì. Quindi se cercate qualcosa di diverso per vostri nipotini o anche figli, questo secondo me vi troverete bene. Un altro prodotto che ho comprato sempre a Lidl, questo per mio figlio, è un garage che ha un ascensore che si schiaccia con bottone, ci sono 3 piani, ci sono i scivoli, ci sono 3 macchinette e anche 2 personaggi. Anche qua abbiamo 3 anni di garanzia, abbiamo 23 pezzi diversi, compatibili con giocattoli di IKEA, sono fatti bene, robusti, penso questo costava 13 euro, veramente assurdo, questa scatola con 23 pezzi costava appena 13 euro, come vedete per età da 3 a 8 anni, io penso che qualsiasi maschietto, ogni maschietto si divertirà con questi giochi, sono giochi che costano poco e perché non è importante spendere anche tantissimi soldi. Un'altra cosa che adesso troviamo a Lidl sono le luci Adobe per Natale. Io ho preso queste lucine a LED, catena luminosa LED. Questa costava 3 euro se non sbaglio, 2,99. Quando la apriamo ce l'ha già la sua autonomia, ci sono 3 batterie comprese nel prezzo, c'è un filo lungo, sarà anche scritto quanto è lungo, sono 20 luci LED, anche qua fatto in Germania e sembra infatti fatto robusto, con le batterie, 3 anni di luce bianca calda, ma c'è anche quella gialla. Vi faccio vedere quando lo accendiamo. Quando lo accendiamo fa una bella luce, possiamo aprirlo, metterlo dentro un vasino, possiamo stenderlo da qualche parte, potete anche usarlo sull'albero se proprio volete, però è un po' cortino per quello. Comunque, ottima cosa con pochissimo prezzo, perché se andiamo da cinesi li compriamo ancora, dovremo pagare ancora di più. Quindi questa è la lucina che ho preso 2. Un'altra luce molto interessante è una scatola così, è scritto decorazione luminosa LED, qua ci sono 10 palline a basso consumo energetico, anche qua luce bianca calda, 3 anni di garanzia, made in Germany,
vabbè, non so fino a che punto è fatto in Germania, però comunque anche questo bello design. Come vedete sono le sfere che si illuminano, perché quando tiriamo la batteria vedete che ci sono le lucine che si illuminano. Lo possiamo mettere sui fiori, un centro tavola, lo possiamo usare in un piccolo angolino dove non vogliamo mettere l'albero di Natale ma vogliamo fare qualcosa comunque di carino. Queste sfere di sicuro saranno originali, le possiamo attaccare per esempio su specchio, se avete un specchio all'entrata grande su una parete, questo se attacchiamo proprio sopra questo specchio di sicuro farà ottima scena. Anche questo costava pochissimo, se non sbaglio 3,99. Un'altra cosa che ho preso è questo filo, è la, vi dico subito, nastro per pacchi regalo. Allora, è fatto così, sono tre strati, c'è uno argentato con le palline, uno di raso, un altro con queste carine gli alberi fatti di legno. Comunque io non la userò come nastro per i pacchi perché secondo me già tutti i negozi impaccano bene, quindi non serve sprecare un filo così. Ovviamente se voi volete fare proprio super pacco ci mancherebbe, però io lo userò anche questo per adobare. Se io faccio sempre cena di vigilia di Natale e faccio una bella tavolata grande e mi piace mettere qualcosa su questa tavola. E questo filo, se lo apriamo anche così, senza fare niente, e lo spargiamo in mezzo ai bicchieri, di sicuro la nostra tovaglia diventerà molto più bella, molto più elegante e molto più natalizia. Altrimenti come lo possiamo usare? Io ho fatto vicino al lampadario in salotto, tre piccoli buchi sul soffitto, ho tagliato un nastro di questo tipo, tipo tre misure diverse, uno più lungo, uno in mezzo, uno più corto, e sotto questo filo ho attaccato una sfera fatta a mano la mia, proprio bella argentata, così sul mio soffitto c'è proprio una bella decorazione natalizia, quindi sì, mi sono trovata bene. Possiamo poi usarla anche sull'albero di Natale, buttarla sparsa un po' così, di sicuro troverò tantissime idee per questo nastro. Ultima cosa che proprio non c'entra niente per Natale, però da tanto che ve la volevo dire, è una cosa che trovo fantastica, lo compro da tantissimo tempo, non solo a Lidl, però anche altri negozi ce l'hanno, diversi, costa a diverso prezzo. Sono dei dischi, questo pacchetto costa 99 centesimi a Lidl, vi dico subito, sono dischetti in cellulosa naturale. Togli trucco, infatti io lo uso per togliere trucco. Quando la sera mi strucco con mio detergente, dopo mi lavo la faccia con qualche detergente apposta, uso questo per togliermi bene questo detergente. È molto morbido, molto carino da toccare, contatto con viso è molto piacevole. Lo uso anche quando mi metto le maschere in casa. Questo toglie perfettamente le nostre maschere, lo sciacquiamo bene sotto l'acqua e dopo togliamo bene leggermente senza strofinare la mia maschera, quindi non mi sporco, non sto lì a portarla ovunque perché a volte alcune maschere all'argilla o altri colori un po' sporcano. Questi dischetti sono molto utili, molto spesso li compro. Costano pochissimo, quindi quando le usiamo 2-3 volte, anche perché qua ci sono 4, dopo 4 volte che usiamo una spugnetta possiamo pure buttarla via e comprare altra, quindi ve lo consiglio tantissimo. Spero che vi sono stata d'utile, vi invito a vedere altri miei film, per oggi è tutto, vi saluto, ciao!